ringraziare Marianna, grazie Marianna per l'ospitalità nel tuo castello, speriamo di averti in trasmissione, tu sei la vera dama del castello, il Carobbio degli Angeli, Castello degli Angeli. Benvenuti in sala, guardate un po' come è stata allestita questa tavola, questa mise en place. Oggi riprendiamo l'argomento del decanter e di tutto quello che serve per degustare un vino e per servirlo al meglio. Ma adesso veniamo alla mia mitica giuria, ormai è diventata famosissima. Serio, sempre serio. Dai che tu sei il numero uno, sì, insieme al tuo amico Risi che oggi fa il telespettatore. Sì. Allora, senti, mi presenti i tuoi colleghi? Volentieri. Io inizierei dall'esterno, da Morgandi, che lui praticamente è un maestro del caffè. Sì, sì poi? Accanto a me c'è il mio collega, maestro d'hotel naturalmente, professore all'Istituto Sonzogni di Nembro, sì. Mauro Locatelli, che sì. Oggi ci ha fatto l'onore di essere qui con Grazie. Noi. Buongiorno a tutti. Ciao. Oggi abbiamo l'onore di avere il delegato AIS, Roberta Agnelli, che per noi questo è un onore averla qua fra di noi. Soprattutto vi ringrazio molto di questa presentazione, dell'invito e dell'accoglienza. Grazie, grazie mille. Luca Poma è un amico, pensate, ci siamo conosciuti qualche anno fa, faceva il barman in un locale famosissimo a Bergamo, poi ci siamo persi di vista e l'ho ritrovato in un famosissimo locale con un ruolo di prestigio ben a Bolzano. Grazie Luca di essere qua con noi, quindi è un esempio di quello che diventerete voi ragazzi, di quello che potete fare, della carriera anche se così giovani che potete fare. Grazie a Francesco Taverna che è con noi tutte le settimane, lui fa un po' il prof, è qui per la Mondo, quindi per l'editoria scolastica. Grazie. Adesso andiamo a scuola a vedere come si sono comportati i ragazzi questa settimana. Con Lara e Anna prepariamo la nostra sala per una mise en place alla Grand Carte. Mise en place alla Grand Carte è la mise en place, diciamo, più raffinata che esiste nella ristorazione e può essere il contrario, è anche la più semplice da fare al momento della preparazione rispetto a quello che è poi il momento del servizio. Entriamo nel vivo e presentiamo come tutte le settimane i nostri mitici professori. Mitici per la simpatia, per la professionalità, per la bravura e perché veramente si prestano anche a portare i ragazzi tutte le settimane. Grazie. Grazie mille a preparare tutte queste belle cose, grazie professore. Quindi Parimbelli, Di Martino, il collaboratore Giovanni, che si è meritato la partecipazione questa settimana? Buongiorno a tutti, sono Lucia Piccoli, vengo da Costa Serina e frequento la classe seconda B dell'Istituto IPSAR di San Pellegrino Terme. Buongiorno, io invece sono Alice Capelli, sono in seconda B e frequento l'Istituto Alberghiero di San Pellegrino Terme. Buongiorno a tutti, sono Lara Pezzera, frequento la prima A al Vittorio Ceri Academy. Sono Sofia Seiti, frequento la classe prima A della scuola Istituto Guido Galli. Bene ragazzi, oggi buongiorno, la sesta prova di questo bellissimo programma è la mise en place della tovaglia, giusto? Come si mette una tovaglia su un tavolo? Un minuto di tempo ragazzi. Quante sfumature veramente che non avrei mai pensato di imparare, di scoprire. Questo mestiere lo abbiamo scoperto noi, è una cosa centenaria, attenzione. È vero signor Risi, quando si dice cameriera, no? È facile dire cameriera. Poi? Quante cose che fa, vero? Quante responsabilità, sì. Perché poi se non è apparecchiata bene, se non è stesa bene... In certi locali ti fanno
Come siamo a tempo? 8 secondi, quindi ormai... Tempo scaduto. Le tovaglie sono state messe, sono abbastanza al centro. L'unica cosa che però si è notata un po' di mancanza di eleganza, il trucco fondamentale anche per stare nel tempo, è prima di fare una cosa pensare. Quindi il fatto di girare la tovaglia, invece bisogna già posizionarla a modo giusto e metterla. Il risultato finale c'è. L'unica cosa che però, vedi che è leggermente storta qui, è il fatto di andare da una parte o dall'altra al tavolo per sistemarla, è perché ti sei fatta prendere un po' dall'ansia, si sistema, si arriva a metà e si vede se la linea è giusta, e poi si apre e così si è finito. La tovaglia va toccata il meno possibile. Poi tante volte siamo obbligati a mettere le tovaglie anche in presenza, magari di clienti che ci possono vedere l'eleganza, anche perché funziona come mettere il coprimarchio, è la stessa cosa. Quindi bisogna un po' pensare e fare le cose in maniera un pochino più aggraziata. Però il risultato finale c'è. Sono abbastanza... Ho messo giusto là, ma ha avuto paura di sbagliare. Cosa ha fatto? Ha rifatto la cosa due volte e la seconda volta l'ha sbagliata. Certo. Perché è venuta di qua e ha tirato la tovaglia di qui. Quindi è andata fuori centro. Per rimettere a posto il centro è dovuta ritirare la. Comunque il risultato era perfetto. Sì, alla fine bisogna sì, dire alla fine che sì, comunque era perfetto il risultato. Però, però la stesura poteva essere più pulita. Se devono preparare, ad esempio, in un ristorante 100 tavoli, fare un discorso di questo genere è tempo perso. Ok, sì. Grazie mille. Ovviamente si sente il cane, ragazzi, perché siamo all'aperto e siamo in campagna, eh? E quindi potete anche commentare se volete parlare, eh? No, già c'è poco tempo, avete ragione. E beh, non è esattamente come facciamo a casa, in effetti, eh? C'è una tecnica, ho capito perché volevano più tempo. Avevano ragione, però sono bravissime. Già fatto? Perfetto. Bravissime. Questo è il centro? Sì. Sì. Questo? No. No. Come ha detto lei, eh? Sì, sì. Stefano Casoni è coraggioso innanzitutto, è 18enne, oggi si esibisce per noi sotto l'occhio della qui presente presidentessa. Cosa ci farai vedere oggi? Allora, vi ringrazio e oggi decanteremo un Amedeo, che è un Valcale più rosso, quindi un Merlot con un Cabernet Sauvignon di uvaggi. È una bottiglia bordolese, quindi è una bottiglia che è soprattutto per rossi e rosati, ma che può essere usata anche per dei vini bianchi. È un rosso dal 2001 e ha una gradazione di 12 gradi e mezzo. La spazzatura serve il cavatappi sicuramente, poi occorre il tastavin, che è usato, può essere usato nella parte delle lamelle per i vini bianchi, invece con le bolle per i vini rossi. I bicchieri che poi verranno portati ai commensali e poi il decanter che lo useremo per far ossigenare il vino e far risalire tutti i profumi e gli aromi che ha nascosti. Bene, il decanter viene utilizzato come da quello che so io con i vini invecchiati o anche sì, per vini giù? Assolutamente, può essere usato anche per dei bianchi, ah. Però sicuramente viene usato molto di più per i rossi. E la degustazione deve essere fatta in un ambiente chiuso e deve essere lontano dalle cucine perché gli odori potrebbero danneggiare o comunque sfalsare l'esame e soprattutto deve esserci un ambiente con pareti, se si è all'interno ovviamente, con pareti chiare, tenenti sul bianco, per avere un esame visivo soddisfacente.
Sono d'accordo con tutto quello che è stato detto, nel senso che la decantazione effettivamente viene fatta soprattutto per certe tipologie di vino. È anche vero che ultimamente però si tende tanto a decantare, magari semplicemente comunque a passare da un contenitore all'altro, quindi non si usa tipicamente un decanter piuttosto che una caraffa, magari anche certi vini più giovani semplicemente per farli aprire, piuttosto che in alcuni casi quando si sanno che si devono bere dei vini particolari, magari si lasciano nella bottiglia ma poi si aprono molto tempo prima. Diciamo che il vino è un po' come una persona, si svela in certi momenti e quindi va aiutato ad aprirsi, è proprio la malia che uno deve avere. Rispetto ai profumi, quello che voglio dire, noi personalmente come associazione non li utilizziamo, non abbiamo ancora brevettato nulla di particolare, perché invece andiamo molto alla ricerca di tutti quelli che sono i profumi primari, secondari, terziari all'interno proprio della natura. Bravissima. Riprendo un attimino lui, vuoi raccontarci cosa stai facendo? Allora, ho aperto il vino e ora sto togliendo, ho tolto il tappo e il tappo viene usato, viene messo su un piattino a pane e con un frangino per dare la possibilità ai clienti di poter annusare le caratteristiche del tappo. Possiamo iniziare? Sì, grazie. Il fatto che abbiano diverse forme? Il fatto che abbiano diverse forme non incide particolarmente, se non effettivamente un discorso estetico, e invece incide particolarmente la forma della bottiglia, nel senso che il produttore la sceglie in base proprio alla tipologia di vino che viene a levare. I grandi formati, soprattutto per quanto riguarda la bolla, quindi la doppia bottiglia, sicuramente danno spesso e volentieri un'evoluzione più importante. Ah, è più buono quindi? Anche sui rossi, effettivamente, perché dà la possibilità proprio di un'evoluzione migliore nel tempo. Proprio è comunque un ambiente ridotto, ma non così ridotto come la bottiglia piccola, e quindi effettivamente, anche perché voi dovete capire che nel momento stesso che esce dalla botte ed entra nella bottiglia è comunque sostanza viva e lui si deve riadattare, comunque si stressa, e ovviamente più l'ambiente è comunque accogliente e ampio, da lì anche le capacità di conservazione in cantina e tutto il resto, più il vino si acquieta e nello stesso tempo dà il meglio di sé. Vi ringrazio tantissimo di avermi invitato, perché mi piace proprio l'idea anche di voler trasmettere la capacità della professione, che passa anche ed è importante proprio per quanto riguarda il discorso della sala, e soprattutto anche il fatto di far venire voglia ai ragazzi diventare sempre più capaci, sempre più professionisti. Questo anche a noi serve nel mondo della sommellerie, perché fondamentalmente piace tanto anche da noi tutto quello che un pochino diventa la scena, nel senso la ricerca dei profumi e tutto il resto, però dietro a questo momento c'è comunque una grande passione che deve essere alimentata dalla ricerca, perché innanzitutto un vino viene fatto soprattutto in vigna e poi in cantina, ma è attraverso appunto la professione, la volontà di imparare attraverso la scuola, e quindi davvero ancora grazie a voi che state facendo questo lavoro con le scuole, che si diventa veramente dei professionisti. Ora ho avvinato i bicchieri per una garanzia, per evitare che i bicchieri sappiano magari del residuo del lavastoviglie o comunque di residui, e ora passo alla decantazione. Beh, quindi confermiamo che è una professione, insomma, scusate, è una professione dove c'è ancora molto spazio, nel molto senso spazio, che c'è tanta richiesta, vero? C'è tanta richiesta, quindi ragazzi, su, fate i sommelier, fate i direttori di sala, fate i maître. Ho utilizzato la candela per far vedere in trasparenza i possibili residui che ci potrebbero essere e il colore del vino. Ma mi spieghi come viene utilizzata la candela? Viene accesa e viene servito sul, ora per il vento non rimarrebbe accesa. Come è già successo, si versa il vino nel decanter sopra la candela per far vedere i vari colori o comunque o dei residui. Luca Poma, che non ho ancora fatto intervenire. Senti, al bar ti fanno delle richieste strane, bisogna essere molto preparati, anche tu servi con il decanter e tutte queste cose? Beh, da noi ancora col decanter non si serve, o meglio, diciamo che si fa solo e unicamente per i clienti più importanti.
il suolo con vini decisamente molto importanti. Quindi parliamo magari di vini toscani piuttosto che di vini piemontesi, eccetera. Richieste particolari ce ne sono parecchie, c'è molta gente che mi ordina il vino col ghiaccio. Il modo più semplice per accontentare il cliente è comunque fare il nostro servizio del vino e successivamente servire un bicchiere piuttosto che una piccola bowl con del ghiaccio a parte, in modo tale che il cliente è lui a fare l'errore e non noi durante il servizio. Sapete che in ogni puntata c'è il colpo di scena. Penso che sia una domanda semplice. Conoscete i due aromi più diffusi e richiesti del caffè? Arabo. Arabo? Mi fa un caffè? Liscio. Liscio non è l'aroma. Il fatto che non abbiano saputo dire che le due varietà più conosciute e più utilizzate... Io avrei detto arabica così. Nell'ambito del caffè, arabica e robusta. È un po' il problema... dell'Italia, siamo il paese dell'espresso, ma poi il consumatore finale di espresso conosce davvero poco. Cioè si beve un caffè, non sanno senza cosa bevono, sapere cosa si beve, e è abbastanza curioso, visto che siamo anche nella puntata del vino, sapere che il caffè ha molti più sentori del vino. Nel vino ho sentito che si arriva a 700-800, il caffè arriva a 1700, quindi il caffè ha un panorama di sentori molto più ampio, più difficili forse anche da percepire, però è un prodotto davvero molto particolare, e le due varietà di arabica e robusta, è importante sapere le nozioni base. Sì. Allora, l'arabica cresce in alta montagna, sopra i 1000 metri, ed è dotata di due gusti principalmente, l'amaro e l'acido, e la combinazione di questi fornisce aromi e sentori diversi a seconda dell'origine, dove cresce, delle piante circostanti e così via. La robusta invece, che è una qualità di caffè meno pregiata, cresce più in basso, da 200 a 600 metri, ed è dotata solo di un sentore, l'amaro praticamente. Allora, oggi abbiamo concordato due domande per voi, valutate chi vuole rispondere, sulla tovaglia, sulla tavola e sulla sala in generale. Sì. Le domande sono queste. Allora, la prima: nel momento in cui voi oggi avete fatto la preparazione di due tavoli, ma se foste all'interno di un contesto con più tavoli da preparare, al centro della sala vi trovate appunto la preparazione dei tavoli, la riga della tovaglia ha un senso? Dovete dare degli orientamenti particolari o le lasciate solo, come dire, al centro, dove capita? Una domanda. Seconda? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è: qui noi abbiamo avuto dei tavoli con tre gambe, e quindi è stata fatta una scelta di un certo tipo. Ove ci fossero stati dei tavoli, come spesso accade, con quattro gambe, come avreste predisposto, diciamo, la tovaglia? Prima la riga va o verso verso la porta e verso la finestra. Facciamo finta che lì c'è la porta. Sì. Quindi qui è sbagliata. Sì, perché la riga deve essere verso la porta. Ho capito giusto? Oppure, se in caso che ci fosse una vista, la riga dovrebbe centrarsi alla vista. Quindi adesso è giusto? No. No. Non è giusta. Perché dovrebbe... centrarsi alla vista. Insomma, certo. Ho capito. Penso di aver capito. E invece la seconda domanda: se il tavolo fosse stato con quattro gambette, insomma, vi sareste comportati diversamente nel stendere la tovaglia? Sì, sarebbe stato diverso, perché al posto di posizionarci dove già avevamo la riga, dovevamo posizionarci in mezzo alle gambe del tavolo, e quindi prendere il capotavola, metterci alla destra e poi stendere la tovaglia. È chiaro? È giusto? Perfetto? Perfetto. E bravi ragazzi! Premetto che non è una gara, però ecco, premetti. È una questione solo un attimino di postura, di come si mette una tovaglia, e i miei colleghi giudici hanno deciso che ha vinto la Galli, prima la Galli, per poco, c'è stato anche degli esequo. Anche...
Grazie a tutti e non chiamiamoli più camerieri ma collaboratori di sala, perché se mangiamo molto bene ma non siamo altrettanto trattati in sala non torniamo più. Quindi grazie a tutti e alla prossima puntata di Benvenuti in Sala!